Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning. Oggi vi propongo un video davvero interessante in quanto andremo a vedere insieme passo passo cos'è la tecnica della cubicatura. Prima di cominciare il video volevo ringraziare tantissimo Giovanni Esposito e il suo team per l'ospitalità e per la pazienza dedicata durante il corso. Veramente è stato un corso molto interessante in cui ho imparato tanto, ho imparato molto e ho imparato bene. Ve lo consiglio, vi lascio tutti i link in descrizione. Ovviamente oltre ai corsi offrono appunto il servizio di cubicatura e nel loro shop, che troverete sempre in descrizione, tutti i vari materiali per cubicare anche in casa. Quindi ragazzi, bando alle ciance, intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, possiamo cominciare il processo di cubicatura con il primo passo, ovvero l'applicazione del primer sull'oggetto. Quindi, in funzione del film da utilizzare, ovvero la pellicola, andremo a scegliere un primer con un colore che si avvicini il più possibile a quello del film, ovvero della pellicola. Il supporto quindi deve essere levigato con carta fine, come abbiamo visto prima, asciugato e privo di agenti inquinanti quali silicone, grasso e roba del genere. Andremo ad applicare due mani di primer sul supporto con le bombolette che troverete anche sotto nel link in descrizione, o con la pistola a spruzzo con ugello 1 e 3. Quindi lasceremo asciugare il supporto per circa 20 minuti. Il secondo passo è la posa della pellicola sull'acqua. Quindi ritagliamo il film dopo aver mascherato i bordi con del nastro adesivo, così da evitare i movimenti durante la nebulizzazione dell'attivatore. Scegliamo una vasca adatta al pezzo da immergere, quindi abbastanza profonda, non troppo larga, e la riempiamo con acqua che mantenga una temperatura costante dai 24 ai 28 gradi. Posiamo con cura il film sulla superficie dell'acqua, fronte verso l'acqua. Evitiamo le bolle d'aria e eventualmente le mandiamo via dando dei piccoli colpetti sulla pellicola. Quindi lasciamo riposare il film per 1-2 minuti sulla superficie dell'acqua. Applicheremo una mano di attivatore con bomboletta spray o con una pistola a spruzzo gel 1 e 3 da una distanza di 20 cm. Quindi lasceremo il prodotto agire dai 5 secondi prima di immergere il pezzo da cubicare. Immergiamo il pezzo lentamente con un'inclinazione dai 30 ai 45 gradi utilizzando un movimento progressivo in avanti. Una volta che il pezzo è immerso completamente, disperderemo il film restante sulla superficie dell'acqua prima di estrarre il pezzo. Dopo l'immersione dell'oggetto andremo a risciacquarlo a lungo e con cura per eliminare tutti i residui di pellicola che possono trovarsi sulla superficie del pezzo con acqua calda. Rimuoviamo con aria compressa tutte le gocce d'acqua, lasciamo asciugare completamente a temperatura ambiente e andremo a ricoprire con del trasparente bicomponente 2K, tipo quello che utilizzano i carrozzieri per le auto, per dare una finitura brillante o lucida o opaca. Siamo giunti al termine del video, quindi trarriamo le nostre conclusioni. La cubicatura è una tecnica fantastica per applicare qualsiasi trama, qualsiasi finitura a qualsiasi oggetto. Quindi non perdo altro tempo, voglio ringraziare ancora Cubicatura Maranello e ricordarvi tutti i servizi che offre di cubicatura, corsi e fornitura del materiale. Lascerò tutti i link qui sotto in descrizione, non esitate a farmi domande, a fare commenti, a contattare i ragazzi di Cubicatura Maranello.